Un saluto a tutti amici del web, bentornati sul mio canale. Io sono Dado Bax, lei è Astrid, ci eravamo lasciati. Qui siamo al Santuario delle Gambe del Fuoco e stiamo per scendere nelle rovine di Petite Londo per andare a parlare con un nostro vecchio amico. Stiamo scendendo lì anche e soprattutto perché abbiamo da compiere una missione. E continueremo la nostra esplorazione delle rovine di Petite Londo. Questa volta siamo molto ben equipaggiati e sì, come potrete immaginare, andremo fino in fondo. Allora, andiamo un po' più speditamente in questa primissima parte. Allora, togliamo un po' di questa roba. Ci prendiamo la maledizione. Ok, il binocolo va. Anello di cloro, anzi questo qua va bene. Vediamo di fare le cose fatte bene, ma contemporaneamente vediamo di andare anche abbastanza speditamente in quest'area. Allora, vediamo se li shottiamo, se li one shottiamo, se non li one shottiamo. Sì, li one shottiamo. Sapete che non mi ricordo se li one shottavamo nella precedente circostanza. Mi pare di no, mi pare che li bisciottavamo. O forse sì, non mi ricordo. Ah sì, questo è bloccato chiaramente. Bene. Di qua si può vedere chiaramente questa parte inondata. Lì si può vedere chiaramente quel baule. Quello è uno degli oggetti che ci interessa. Può vedere chiaramente anche da qua. Benissimo. Lì ha droppato qualcosa? No. Ce la facciamo più speditamente. Ma sapete, questo fatto di ritornare in dei posti dove siamo già stati in fasi più avanzate alla partita fa anche fa vedere quanto siamo migliorati rispetto ad inizio partita. Allora, quello che faremo qui ora è fare un exit e reload, ragazzi, ve lo dico. Vedete un po'. Vediamo. Ah, non si è curata poi. Non abbiamo avuto il tempo di fare l'exit reload, ma probabilmente neanche non serve. Probabilmente neanche serve. Bene. Allora. Ok, ecco il nostro vecchio amico. Maledizione, fatemi andare da Ingord in santa pace. Ecco il nostro vecchio amico. Ingord. Oh, hello. You've acquired the Lord Vessel, have you? Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the Four Kings.
whom I guard over. This is the key to the seal. Vedete, ci fornisce la chiave del sigillo. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Questa è una delle linee più importanti di Dark Souls in assoluto. Sentiamo ancora se ha da dirci altro. What is it? The key to the seal is now in your hands. I will help you in any way possible. New Londo was sacrificed to contain the Dark Wraiths. Mark my words, the Dark Wraiths are the enemies of man and any living thing that has a soul. They were never meant to roam again. New Londo. Ok, bene. Benissimo, signori. Allora, i quattro re. Allora, gli spettri oscuri sono stati, come dire, hanno sigillato. Allora, mi sto incartando. I sigillatori di Anor Londo hanno inondato. Madonna, Petite Londo. Ragazzi, sto registrando. È tardissimo, non avete idea. È probabilmente questa dunque l'ultima puntata che registro perché sono bollito. I sigillatori di Petite Londo hanno inondato Petite Londo per appunto sigillare, per appunto evitare che i Dark Wraith, gli spettri oscuri, potessero chiaramente nuocere al mondo. E nella sala più profonda di questa, dobbiamo maledirci, di Petite Londo, in questo luogo etereo chiamato Abisso, giacciono i quattro re, che sono, beh, in un certo qual senso degli spettri oscuri, degli enormi spettri oscuri. E dice: non è un posto per comuni mortali. Artorias, il cavaliere Artorias, un tempo però riuscì a camminare negli abissi, quindi potresti apprendere direttamente da lui come fare. Vabbè, quello lì non lo riusciamo a prendere. E a questo punto è arrivato il momento di aprire. Ragazzi, tutti i nodi vengono al pettine. Aprire dunque con la chiave. Ah, leggiamola però, scusate un attimo. Chiave delle chiuse di Petite Londo, che sigillarono i quattro re corrotti. Gli eruditi sommersero Petite Londo per sigillare gli spettri oscuri e i quattro re. La terribile decisione venne presa sapendo che sarebbero andate perdute moltissime vite, insieme alla cultura della città. Le vittime vagano ancora per le rovine come fantasmi. Bellissimo, bellissimo. Dunque, aprendo con la chiave del sigillo si raggiunge questo meccanismo e badate bene a quello che succede ora. Meraviglioso, meraviglioso. Avete capito? Questo portone è il portone che vi ho fatto notare in qualche puntata fa. È il portone che porta alla Valle dei Draghi. La Valle dei Dragoni. A questo punto l'ascensore non è più bloccato dall'acqua, ci consente di esplorare e continueremo a esplorare la parte bassa di Petite Londo. In un certo qual senso aprire quella porta sblocca anche, in un certo qual senso, uno shortcut, potremmo dire, che dà sulla Valle dei Draghi. Che però non ci interessa esplorare. Ok, vieni un po' qui.
Questo è un Dark Freight, ragazzi. Uno spettro scuro. A questo punto ci equipaggiamo l'anello del serpente, perché droppano pezzi di titanite. Scoperta oggetti 300, quindi utilizziamo un'umanità. Così abbiamo 350, benissimo. Bene, continuiamo nella nostra esplorazione. Questa è la parte di sotto di Petite Londe. In inglese quest'area si chiama New Londe. È New Londe Ruins. Interessante la localizzazione italiana come Petite Londe. Ok. In realtà i Dark Wraith sono alcuni dei, insieme ai cavalieri, in realtà alcune delle, dei nemici più temibili da affrontare nelle prime partite, però insomma una volta che si conosce il moveset si riescono a parryare o backstabbare in maniera abbastanza semplice. Ok, allora. Qui ci dovrebbe essere un Dark Wraith. Un abominio. Eccolo lì l'abominio. Benissimo, andato. Allora, ci dovrebbero essere altri Dark Wraith. Quanto è scura questa remastered comunque, ragazzi? L'originale non è, non me lo ricordavo così scuro. E tu guarda, dove caspita stai guardando? Che cosa guardi, che cosa guardi? Allora. Siamo entrati di lì, però ci dovrebbero essere anche altri Dark Wraith. Vero o no? Sì? Vieni un po' qua, vieni un po' qua. Guardate che scudo particolare che ha, ragazzi. Qualora ci prendesse, quello là ci ruberebbe l'umanità. Proprio questo è lo scopo dei Dark Wraith. Allora, andando di qua... Si sblocca innanzitutto uno shortcut. Questo è un ascensore che porta lì dove c'erano i fantasmi prima, nella parte più alta di Petite Londe. Ecco qua, vedete? Qua eravamo agli inizi. Vedete, la riconoscete quella struttura? Siamo andati di qui. Abbiamo proseguito da qui. Infatti qua dicevamo proprio che lì c'era il baule che dovevamo raggiungere. E questo qui chiaramente era bloccato dall'acqua. Arrivato a questo punto chiaramente lo abbiamo sbloccato. Ho sbloccato uno shortcut. Mentre invece andando qui a sinistra possiamo continuare ad esplorare chiaramente, perché dobbiamo raggiungere quel baule. Anima del guerriero coraggioso. Ragazzi, se potrei decidere di renderlo più chiaro in fase di editing, perché è veramente scuro, mamma mia. Se malauguratamente non siete a casa che state guardando questo video, ma siete, che caspita ne so, in treno, questo video non si vede niente. Non me lo ricordavo così scura la remastered. E ho aumentato, se non erro, la luminosità al massimo. Infatti. Ok, in questo baule, signori, abbiamo il tizzone gigante. Il tizzone gigante, ragazzi. Il tizzone gigante. Tizzone richiesto per evolvere le armi fino al più 10. Lavorato dai fabbri di Astora.
Eccolo là. Come più 10? Scusate che ho letto. Ah, dal più 10 al più 15. Pari alla forza delle migliori armi leggendarie. Esattamente. Allora. Stiamo venendo di lì. Dobbiamo proseguire da questa parte. No, di qua non c'è niente. Ok, Dark Breath. Benissimo. Lì c'è un muro invisibile. Si può intuire dal fatto che andando di qua si vede chiaramente quella passerella. Chiaramente a livello intuitivo. È scurissimo, non si vede, ma ve lo dico io. Lì c'è un Dark Breath. Lo attiriamo così. Ok. Oh, pezzo di titanite. Ma infatti. 8 pezzi di titanite. Ah, però. Ne abbiamo abbastanza, eh. Però i pezzi di titanite non sono mai abbastanza, bisogna dire. Su questo corpo troviamo dei globi incrinati agli occhi rosso che ci permettono di invadere ancora. E all'interno di questa stanza ci sono più Dark Wraith, quindi vorrei prenderne poco per volta. Bravi, bravi. Avete visto quell'abominio lì sotto che cosa spara, tra virgolette? Fa uscire... Non mi riferivo a questo. Fa uscire quelle teste, guardate. Quelle teste che erano nelle catacombe. Ops. Benissimo. Sapete, concettualmente ricorda vagamente la falange di Demon's Souls. Non so se avete presente. Vagamente. Quella là era strutturata in maniera diversa, però. Ok, abbiamo esplorato più o meno tutto, signori miei. Abbiamo esplorato più o meno tutto. Sì, lì siamo venuti da lì. Là c'è un altro Dark Breath. Benissimo. Andiamolo a prendere. Effettivamente, con l'esperienza di chi conosce il moveset, riescono ad essere veramente semplici da battere. Però ricordo benissimo nella mia prima partita, in realtà i Dark Wraith riescono ad essere in realtà molto temibili. Poi giustamente, se tu sai, pari con lo scudo, insomma, sai un po' come muovere. Ah, si va di qui, ok. Ok. Va bene ragazzi, perfetto. Allora, arrivato a questo punto vi dico quello che faremo. Mi metterò l'anello del Nabifigio. Muori senza perdite, ma l'anello si rompe. E quello che faremo è... quello che farò è farvi vedere cosa accade a scendere nell'abisso senza... insomma, come dire, chiedere ad Artorias come si faceva a camminare nell'abisso. Ed
vedete, un giocatore alle prime armi entra, c'è questa parte che scende giù. Da notare che lì sopra non si può più salire, c'è la nebbia, voi non potete tornare indietro. Quindi una persona scende, sopra non può tornare indietro, sotto c'è questa cosa che scende, praticamente fino all'infinito potremmo dire, fino a quando non si interrompe. L'unica cosa che viene da fare è buttarsi. Però si muore. Ok, ci siamo salvati con l'anello del sacrificio. Semplicemente per farvi vedere quello che accade. L'unica maniera che abbiamo per scendere in questo abisso, dunque, è chiedere ad Artorias. Ma Artorias non esiste più. È morto da tempo. Dunque, come fare? Allora, andremo a parlare con un personaggio. Innanzitutto vediamo un po' se vogliamo vogliamo continuare a far salire forza. In realtà c'è un personaggio che ci direbbe qualcosa di più su Artorias. E non so esattamente quando ce lo dice questo, ma credo che in questo momento sia il momento giusto. Ah, ricordo perfettamente che Andre di Astora ha una linea di dialogo su Artorias. Non ricordo quando la triggera, quindi per sicurezza ho fatto tutta questa roba qua per triggerare questa linea di... A parte il fatto che la prossima volta che scenderemo lì chiaramente non faremo tutta la strada, ma andremo dritti per dritti dalla boss fight, ovviamente, no? Una volta che vi ho fatto vedere un'area, non facciamo di nuovo la stessa area. Però ci ho tenuto a fare, insomma, questo giochetto anche con l'anello e il sacrificio, perché ora sono abbastanza sicuro, onestamente, che il fabbro dovrebbe parlarci di Artorias. Allora, well, I'll be. That's a brilliant ember you've got there. For all my years in the trade, that might be the finest. How's about you leave that ember with me? I'm just an old smith. I'd give my left arm for a gem like that. Ovviamente. Well, thank you mightily for that. Now, just leave the rest to me. Andre of Astora gets the job done, you shall see. Effettivamente a questo punto possiamo evolvere l'equipaggiamento, possiamo evolvere l'ascia bipenne del demone da più 10 a più 11. Sì. Quello che volevo fare per questa ascia bipenne. Pezzo di titanite. Pezzo di titanite. Lastra di titanite che avevamo trovato al rifugio dei non morti. Perfetto. Abbiamo un'ascia bipenne più 15, ragazzi. Perfetto. Perfetto. Ascia bipenne più 15. Sono curiosissimo. Siamo in Fatrol. Sono curiosissimo di utilizzarla. Ok, equipaggiamoci questa. Va bene. Allora, vediamo le linee di dialogo. Well, hello, you need it. Oh yes. And one other thing about the Darkroot Garden.
It is said to house the grave of Sir Artorius, the Abyss Walker. Only of those who ventured into the forest, none has returned. Esattamente, esattamente. Esattamente, esattamente. Ok, questa cosa si può sapere sia chiaramente dalla linea di dialogo, sia qualora noi andassimo ad acquistare gli oggetti. In realtà, se una persona nota con attenzione, qua c'è scritto proprio espressamente cimiero di Artorias, cioè apre la porta sigillata nel cuore della foresta. Questo cimiero apre una porta nel giardino della Regia Oscura. La porta conduce alla tomba di Artorias, il camminatore degli abissi. Molti avventurieri si sono spinti nella tomba, ma nessuno vi ha fatto ritorno. Sono tutti caduti vittime dei banditi locali. In mani inesperte, questo cimiero può fare più danni che altro. Quindi chiaramente si può sapere in due maniere. Si può sapere leggendo l'oggetto, però vi dico la verità, io la prima volta... No, in realtà la prima volta... Scusate, la prima volta ho dovuto guardare le soluzioni. Dico, la prima volta che ho sentito questo dialogo, che non è stata nella mia prima partita, ho sentito, come dire, l'ho sentito da lui. Ovviamente una persona, ripeto, lo potrebbe leggere nel cimiero, però ricordo benissimo che nella prima partita... Non ricordavo minimamente che lui vendesse questo cimiero, quella cosa per aprire quella porta. Insomma, questa è stata una cosa che purtroppo, insomma, nelle prime partite, insomma, ho dovuto ricorrere alle soluzioni. Spesso questa cosa la dico senza vergognarmi, come detto spesso, per un giocatore non abituato come ero io 10 anni fa a giochi di questa tipologia, insomma, Dark Souls sa essere molto ostico. Ovviamente con una certa esperienza poi ci si rende conto che parlando con i personaggi eccetera, loro in realtà dicono tutto, però ecco, questo si raggiunge con una certa esperienza. Allora, che cavolo stavo dicendo a questo punto? Fatemi dare un'occhiata al timer, credo che arrivato a questo punto, questa puntata è leggermente più breve, però insomma va bene così. Io credo, ragazzi, che nella prossima puntata possiamo ovviamente raggiungere la tomba. A questo punto si possono fare due cose: si può uccidere ovviamente Andre, cosa che non faremo, ovviamente andremo a comprare il cimiero d'Artorias dal fabbro e andremo nella prossima puntata a esplorare la tomba di Artorias. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento dunque al prossimo video. Alla prossima, ragazzi, ciao!